Abbiamo un'altra considerazione che dobbiamo fare, perché succede sempre nella storia che il progresso è contrastato acerbamente da chi detiene il potere. Da chi detiene il potere. Controlla le anime, soprattutto il pensiero. Il progresso, indipendentemente dalla direzione del progresso stesso, infastidisce chi gestisce il potere. Un esempio tipico è Giordano Bruno, di cui facciamo vedere un'immagine in questo importantissimo libro, di un noto storico nativo di Rieti, Eugenio Garin. Non un caso che Eugenio Garin sia nativo di Rieti, come un altro grande storico. Alberto era di Rieti pure. Alberto chi? Il giornalista che è morto una decina di anni fa. Amico tuo, oh! Meisantoni. Ah! Sì, non solo, ma c'è un altro personaggio molto importante, che è Renzo De Felice. Anche certo. Lui era nativo di Rieti. Sì. In quel luogo dove è rimasto intatto lo spirito e l'animo medievale, nascono anche delle mentalità capaci di comprendere tante cose. E allora io vi vorrei leggere alcune considerazioni di Eugenio Garin relativamente a Giordano Bruno. Nella primavera del 1608 il nome di Giordano Bruno ricorre più volte nel carteggio di Keplero. Certo. Attento, 1608. Sì, vabbè, 8 anni dopo, certo. Solo allora era giunta a Praga la notizia della tragica fine del pensatore italiano. 8 anni dopo. Vabbè, all'epoca ci mettevano un po' di tempo le notizie per propagarsi. Lo diciamo. Che appena 20 anni prima si era recato da Wittenberg, nella città boema, e vi aveva soggiornato 6 mesi, facendovi stampare uno scritto matematico, gli articoli Adversus Uius Tempestatis Mathematicos, dedicato a Rodolfo II, ricevendone in dono 300 talleri. Però, dollari, erano d'argento. Certo. 8 grammi l'uno, quanto gli ha dati? Gliene ha dati 300, e beh, giustamente. 300 per pagare 8, il viaggio. Per 8 grammi e 2,4 kg. Che poi gli stessi talleri, che erano i talleri dell'imperatrice d'Austria, erano utilizzati anche dal Negus. Sì, sì, lo so. Ma perché hai fatto questa correlazione? Perché e perché i talleri dell'imperatrice andavano in mezzo, come andavano anche in Turchia, come monete, e dalla Turchia a tutto l'estremo, diciamo, Medio Oriente. E perché era un valore reale, sì. E l'importanza era chi, il peso era 8 grammi veri, e l'importanza di chi la stampava era nota nel mondo, certo. Cioè tu davi un tallero nel cuore dell'Abissinia, davi un tallero, qualcuno lo pigliava in considerazione. Ah, certo. Non era la lira attuale, certo. Keplero apprezzava l'opera di Bruno, sicché nella sua morte ebbe pietà grande. Un suo corrispondente, Johann Georg Brenger, gli confessava di non essersi saputo dare ragione della fine del filosofo. Ma come? La fine del filosofo? Gli ammazzavano in continuazione. Dal momento che non credeva più in Dio, in un Dio di giustizia, distributore supremo di pene e di premi nell'aldilà, perché sopportare tanti patimenti è soltanto per difendere il vero? È importante questa considerazione. È una domanda che si pongono tutti. E lì c'è la coerenza dell'uomo di coerenza. Quello che si dice uomo tutto di un pezzo, che si è fatto da solo. Perché non mentire, nascondendo o rinnegando, almeno a parole, le proprie idee? Cazzo. Guarda Salvini, che ha detto che vuole la sovranità
vaccinale. Sì. Adesso prima parlavi di sovranità politica dall'Europa, via dall'euro, via dall'euro. Adesso nel giro di una ventina di giorni ha fatto la mutazione proprio. Sì, ma il vaccino di Salvini è il tricolore, sai. E sono tre parti, uno verde, uno bianco, uno rosso. La parte rossa va iniettata sui coglioni delle persone. Era una domanda grave, che non solo ci porta in mezzo al dramma di Galileo, ma che prima ancora ci ripropone il problema del significato di tutto il moto della cultura del Rinascimento, del quale Giordano Bruno costituisce insieme il culmine e l'epilogo, come abbiamo sempre sostenuto. Proprio rifiutandosi di rinnegare le proprie idee, lui che non credeva più nelle tavole tradizionali dei valori e nella concezione cristiana del mondo, si faceva martire e confessore di altri valori e di un altro modo di concepire la vita. Diceva che moriva martire e volentieri. Noi abbiamo qui a che fare con una marmaglia di teste di cazzo che cambiano opinione ogni 5 minuti. Come si legge in un documento del 19 febbraio 1600, 3 giorni dopo il tragico rogo di Campo dei Fiori. Una grande rivoluzione di idee e una lunga crisi avevano con insistenza richiamato l'uomo alla sua missione terrestre, riconoscendolo arbitro del proprio destino, liberandolo da timori e da miti. Si era affermato che la dignità dell'uomo, la sua nobiltà, il suo significato dipendono dal suo agire. Assolutamente. Cazzo, ma vedi qual è la sostanziale? Cioè, tu sei quello che fai. Ah, ma io sì, io sono così, però faccio il contrario. Sei un frocio! Col culo degli altri poi. Manco, sempre! Manco col culo tuo. Sempre, come diceva, chi lo diceva? Lo diceva un grande del traffico. Dice, è facile fare il frocio col culo degli altri. Che lo diceva? Non me lo ricordo. Un noto speculatore che la sapeva lunga. Non lo ricordo. È uno dei Frosinone, di quelle parti. Andreotti. Gli avevano dato sposa una influencer in cambio di certe prestazioni di carattere finanziario. Che il premio dell'azione è nel senso dell'azione, nella sua fecondità, in quello che l'azione dà per se stessa, se non che questa concezione della vita, che rompeva con una vecchia morale, non significava rifiuto dei vincoli morali, significava una morale nuova e più rigorosa, una responsabilità più profonda. Dica. No, 3 minuti. Proprio quello che l'amico di Keplero non capiva nel gesto di Bruno costituiva la maggiore conquista di una civiltà di cui la fermezza del filosofo diventava il simbolo. Ma Bruno significa anche un'altra conquista. L'uomo restituito a se stesso, reso padrone della propria destino, sorte, divenuto centro consapevole del proprio mondo, riconosce la grandezza e il significato della natura, dell'universo fisico che lo circonda, ne comprende l'immensità, le forze inesauribili, le forme infinite, l'estensione senza barriere. Rompe l'immagine casalinga di un mondo simile a una grande casa, fasciata e chiusa, da sfere cristalline e immutabili. Liberata da una falsa concezione del divino, proprio nel punto in cui conquista l'autonomia morale, riscattando la propria libertà costruttrice e il proprio diritto a darsi una legge, al coraggio di liberarsi da una visione primitiva del mondo, che è quello che i preti continuano a sostenere, certo, adesso. L'archeologia del concetto, dell'idea, della filosofia. Oh, ma guarda, la fisica post-quantistica è arrivata alle idee di Giordano Bruno soltanto 100 anni fa.
ha il coraggio di liberarsi da una visione primitiva del mondo. Sa che egli non è il centro fisico locale dell'universo, anche se si accorge, anzi proprio perché si accorge della potenza della propria ragione e delle proprie capacità, e come dissipa sul piano morale i fantasmi di false superstizioni, come la superstizione del Covid, che impacciano il suo cammino, lo spaccio della bestia trionfante, dirà Bruno, così distrugge le vedute fittizie e favolose delle cose, restituisce alla natura la sua dignità, la sua infinità. Per paradossale che sembri, nel punto in cui il pensiero umano afferma la sua centralità nel mondo morale, distrugge la veduta puerile dell'antropomorfismo fisico. Infatti, attraverso la distruzione del geocentrismo. Esatto. Porca brasca, ragazzi. Bravo questo Salvatore, non lo conoscevo. E ne nasce quella concezione del mondo fisico e morale che è stata caratteristica della coscienza moderna e che ha giustificato una doppia liberazione dalle superstizioni prima e dai selvaggi poi, sul terreno etico-politico, dalla suggestione alla natura, che non si può dominare se non è riconosciuta nella sua verità. E cazzo, tu non puoi dominare la natura se non sai... Stringi! Ossia, se non è affrontata scientificamente. Orbene, colui che trasformò l'ipotesi eliocentrica copernicana in una solenne concezione liberatrice, avanzando l'idea di mondi infiniti, di spazi senza confini, abbattendo le antiche idee delle sfere celesti cristalline, chi affrontò impavido, anzi gioioso, l'idea dell'infinito universo e degli infiniti mondi, fu ancora Giordano paralleli, Bruno. Aveva intuito i paralleli... Paralleli ma infiniti, certo. Infiniti, senza certo. Numero. Certo. Come la lotta contro la bestia trionfante del mito e della superstizione libera l'umanità sul piano morale e la restituisce integra a sé medesima. Così... L'interpretazione dell'ipotesi astronomica di Copernico come concezione rinnovatrice dell'universale natura libera la mente, libera natura, dell'universale natura libera la mente da quell'antica barriera che le impediva di affrontare la natura com'è, senza timori, per esplorarla e trasformarla. Dai, che siamo, guarda, devo andare via, devo andare assolutamente via. Ok. Poi ci ritorniamo sopra. Vabbè, mi pare che abbiamo detto quello che dovevamo dire. Guarda sto stronzo, guarda, ci ha messo una gomma, ci hanno attaccato una gomma. E beh, fatto apposta. Guarda sti stronzi. Ti voleva, scusingamo, guarda. Ti voleva far attaccare il culo. Pensavo che tu sapessi dove era. No, non lo sapevo, pensavo che stava all'altra parte. Guarda, fammi. Ma dimmi di che roba. E vabbè, vuoi che sia. Qualche coglione ha attaccato.